ho pregato il buon Dio perché vi fermaste, non essendoci riuscito, ho ripensato all'opera del dottor Faust, quello studioso che scambiò col diavolo la propria anima per 24 anni di conoscenza di tutte le scienze. E allora ho detto, a questo punto qua mi rivolgo anch'io al diavolo. Non è stato facile contattarlo, nonostante di satanassi in politica ne abbia conosciuti diversi. Si stanno aggirando anche ora nell'aula. Però a chi ho pensato di rivolgermi? Al diavolo custode. Ciascuno di noi ha a destra l'angelo custode che ti spinge a fare il bene e fare il male. A sinistra, casualmente, c'è il diavoletto custode. E allora gli ho detto, caro diavoletto, Mefistofele mi sembra che si chiamasse, ho bisogno di parlare col tuo capo. E lui mi fa, no, non è possibile, tu sei cattolico, sei praticante, figurati se puoi incontrare Satana in persona. Gli faccio, ma guarda che io metto sul piatto l'anima. E lui mi fa, va bene, ti fisso l'appuntamento, il giorno dopo me lo fa incontrare. Incontro Satana e gli dico, caro dottor Satana, se lei non dà i 161 voti a Renzi per approvare la sua riforma, io le do la mia anima. E il dottor Satana mi guarda stranito e poi si mette a ridere e mi fa, caro Calderoli, sei arrivato in ritardo con la tua anima, perché qui è già passato Renzi col subabbo. È curioso che anche Satana parli in toscano. Caro Calderoli, qui è passata la Boschi col subabbo e quindi non posso, perché nello scambio di quattro anime con uno ci smenerei. E poi, francamente, io di avere un rompiballe come te qui in inferno non ce lo voglio, perché mi faresti i richiami al regolamento dell'inferno, le pregiudiziali sull'accesso delle varie anime, e quindi vai su dal buon Dio che è tanto buono, clemente e paziente. Ma vai tranquillo, perché i voti per la riforma li avranno perché hanno dato l'anima. Ma ricordi sempre che la farina del sacco del diavolo finisce tutta in crusca, e questo accadrà anche questa volta. Io sono convinto, Presidente, ma convinto il signor Satana, che la cosa finirà veramente così, perché qui dentro avete una maggioranza conquistata, domani ci sarà rinnovo delle presidenze delle commissioni, qualche sottosegretario, qualche ministro che verrà ridistribuito, con un terzo di coloro che voteranno questa riforma che sono stati eletti nel centrodestra e sono andati a votare a sinistra.